Benvenuti nella contro rassegna stampa delle notizie meno diffuse dai media italiani allineati all'Euroatlantismo e questo è un concetto veramente difficile da capire per gli ultraatlantisti globalisti allineati che nei commenti insistono col dire che io debba fare un'informazione diversa e non riportare notizie a caso e quindi non capiscono che questa è un'informazione complementare, complementare rispetto a quella per esempio del servizio pubblico italiano del TG1 della Rai, dare notizie diverse, meno diffuse. Questo significa che io non debba essere per forza imparziale, che io non debba correggere la disinformazione o la mala informazione del Cremlino, ma che io debba raccontare la prospettiva meno coperta dai media dei professionisti dell'informazione italiani questo è il vero senso nelle persone in certe persone del pluralismo dell'informazione UE dell'Unione Europea che mancherebbe in Ungheria Ungheria che ha un ventaglio di informazione veramente più variegato rispetto a quella dell'Italia perfetta agli occhi della commissione von der Leyen su questo punto in questo argomento vado avanti non vi annoio più eh, sembra che, riportano media, allineati ultra-ucrainisti, filo-ucraini, ultra-atlantisti polacchi, ma anche dell'Anglosfera, Visegrad 24, Ukraine Weapons Tracker, video sulla base russa, video russi, ma che vengono confermati da fonti quindi ucraine, filo-ucraine, sembra che il primo Leopard 2A4, carro armato piuttosto moderno, occidentale tedesco, dato all'Ucraina, sia stato distrutto dall'artiglieria russa vicino a eh, Novo Pokrovka. Siamo nell'oblast, nella regione di Zaporoglio, Zaporizia, che dirsi si voglia nell'Ucraina del 91 meridionale e nello stesso tempo fonti russe, quindi non filo ucraine questa volta, convoglio di mezzi provenienti da paesi NATO occidentali distrutto eh, sempre nella regione di Zaporozhye. qualche ora prima lo riporta eh, per quanto riguarda quindi la prospettiva russa il Cremlino il portavoce Igor Konashenkov del Ministero della Difesa di Mosca Uh, la aviazione russa e l'artiglieria russa sono riusciti a colpire tutti gli obiettivi in questo senso in questo episodio 10 12 veicoli blindati carri armati anche pesanti con tanto con Tanto di video lo riporta come ho detto con Ashenkov, cose che danno molto fastidio a certe menti brillanti, aperte alla capacità critica che non comprendono che magari parte della loro famiglia o anche loro stessi saranno di questo passo inviati in guerra, una guerra per magari difendere i valori europei. Ufficialmente, una guerra non nostra si stanno comportando da, da tifosi. Calcistici sportivi irresponsabili. Eh, un giorno prima il 7 giugno, lo stesso Igor Konashenko aveva parlato della distruzione da parte dell'esercito russo di strumenti militari nato, dispositivi, eh, però questa volta nella parte meridionale della regione di Danes, in Donbass 10 veicoli militari distrutti dall'artiglieria della squadra dell'esercito di Mosca. Vostok, quindi obiettivo colpito. Andando avanti, una notizia preoccupante sotto certi punti di vista per chi, vo per chi vorrebbe una, una soluzione diplomatica al conflitto e meno morti possibile: perché eh, la manifattura eh, cinese militare, una ditta che produce armi di Pechino la Shanji Baoji, Bao eh, produce dei veicoli blindati militari una sorta di Humvee americano Tigris, Tigre, Tiger, Tigre quindi un veicolo blindato che è andato a finire nelle mani dei ceceni di Ahmad, di Ramzan Kadyrov lo riporta la pagina ucrainista di prima su Twitter Ukraine Weapons Tracker riportato in Ungheria da Portfolio e Mondiner come vediamo in questo sito Filo operativo ungherese che però è molto più neutralista, non è assolutamente filo russo. Per chi lo conosce bene, foto che testimoniano questo passaggio dalla Cina alla Russia, alla Cecenia. Kadirov stesso lo ha confermato in un video su Telegram, e ha confermato il fatto che verranno questi veicoli cinesi inviati al fronte in guerra per combattere gli ucraini armati dalle armi occidentali. E lì nessuno si scandalizza. Stati Uniti probabilmente anticipa Mondiner eh, approveranno delle sanzioni contro questa ditta che produce armi cinese di Xi Jinping o Xi Jinping. È stata distrutta, colpita la Togliatti Odessa, condotta che porta ammoniaca, fertilizzanti è una condotta russa eh, porta verso il Mar Nero fertilizzanti importantissime per l'agricoltura e l'export russo dal Mar Nero al resto d'Europa del mondo. A riportarlo Igor Konashenko, sempre lo stesso generale russo, nel bollettino di guerra di mercoledì di qualche giorno fa, oggi siamo venerdì 9 giugno, nella mh, Oblast, regione di Kharkiv o Arkov a Masliutivka, vicino a questa cittadina. Il, la sistemazione, come si può dire, la messa a nuovo della condotta impiegherà da 1 a Tre mesi e questo preoccupa per gli accordi sul grano ucraino tra eh, Turchia, Russia, Ucraina e altri. Putin potrebbe ritirare il suo appoggio e quindi far saltare le esportazioni ucraine via Mar Nero bloccate dalla flotta, dalla marina russa come sappiamo. L'esperto analista militare, se rizzerete ungheresi, Horvat Jozef, su Ultron, su, intervistato su YouTube, un canale famoso, ha parlato di questo episodio della condotta dammoniaca distrutta, colpita probabilmente dagli ucraini, non si saprà mai la realtà dei fatti, distrutta come una risposta a quello che è successo alla diga di Novakovka, l'incidente tanto famoso. Tutte le strade, tutte le possibilità sono eh, sul tavolo. Uh, non abbiamo cominciato una vera e propria controffensiva. I media statunitensi mentono a dirlo. Eh, il capo tra i capi, quindi i vertici dell'esercito e forze militari ucraine, che se la prendono con i media allineati. Se volete, statunitensi lo riporta Reuters. Parliamo sempre dell'avanzata ucraina a Zaporizhia al tentativo di avanzare militarmente nel sud dell'Ucraina del 91. L'Ucraina si è lamentata con l'Unione Europea ufficialmente per l'allargamento della centrale nucleare in Ungheria di Pox, fatta in collaborazione con la russa Rosatom. Gli ucraini Kiev, Denis Mial, primo ministro su Telegram eh, di Kiev, ucraina ovviamente, eh, vuole un controllo dell'Unione Europea e della Commissione sui rapporti tra governo ungherese e Rosatom dopo l'incontro amichevole a Budapest tra Orban e il capo, il direttore del gigante energetico atomico russo. Eh, dice Shmial, il Rosatom è parte del regime di Putin e appoggia il terrorismo russo in Ucraina con la centralizzapolicia sotto il controllo russo da più di un anno e altre cose. Mosca ha passato, eh, trasferito eh, prigionieri di guerra della Transcarpazia a cittadini ucraini, probabilmente in parte della etnia ungherese della minoranza ungherese in Ungheria senza aver concordato il passaggio con l'Ucraina lo riporta la eh, chiesa ortodossa russa di Cirillo di Kirill giovedì scorso in una conferenza stampa ufficiale secondo RBC ucraina come ho detto prima il passaggio non è stato concordato con il regime di Kiev di Zelensky e Smial Medvedev ha reagito alle parole eh, che hanno poi confermato i timori di Orban che vanno avanti da qualche mese, che vi racconto. Ex capo, segretario generale della Nato, predecessore di Stoltenberg, che cosa ha detto? Che delle squadre Nato, di volontari, di militari Nato, potrebbero andare ad essere schierate in Ucraina tranquillamente per difendere l'Ucraina dai russi. Quindi la famosa escalation per dire la maniera dei globalisti. Le parole di Fogh Rasmussen. Dice Medvedev polemicamente: Risponde. Avete chiesto ai cittadini europei di cosa pensano di questa idea di mandare magari i propri figli, nipoti, genitori in guerra a morire? Chi vuole fare la guerra alla Russia? Volete veramente dei missili ipersonici sulle capitali europee? Che cosa pensa di questo lo zio Sam? Gli Stati Uniti d'America? La Grecia e l'Ungheria hanno bloccato l'undicesimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea antirusse, quello per prevenire l'aggiramento dei precedenti dieci pacchetti di sanzioni, cosa assurda. Lo riporta la televisione belga RTBF. Eh, Ungheria e Grecia unite al fatto che diverse aziende statali o semi pubbliche vengano parteci partecipate in realtà vengano poi tolte dalle liste nere dell'Unione Europea per appoggi, presunti appoggi al terrorismo russo, alla guerra russa. Per esempio l'OTP ungherese, sanzionata anche dalla parte dell'Ucraina, Soros, quindi il magnate, speculatore, scusate, filantropo illuminato della società aperta neoliberale. E l'esercito russo è una tigre di carta, lo scrive sul suo blog personale projectsyndicate.it, L'esercito russo è eh, terribilmente corrotto, ne parla lui di corruzione poi, la Russia ne ha veramente per grandi fette della popolazione abbastanza del dispotico regime di Vladimir Putin e per chiudere lo stesso show, sempre su Project Syndicate, eh, esorta gli ucraini a bombardare, a compiere quindi degli attentati, colpire con artiglieria soprattutto Attacchi missilistici o droni, il ponte di Crimea, di Kerch, la penisola di Crimea deve diventare, secondo Soros, l'obiettivo militare dell'offensiva ucraina: tagliare in due l'esercito russo e isolare la Crimea dalla Russia continentale. Soros apertamente, che cosa fa? Parla del fatto che la distruzione parziale della diga di Novakovka sia stato eh, un fatto eh, che abbia portato in realtà beneficio al regime, al governo, ai politici di spicco di Kiev ucraini. Questa è una cosa che deve farci riflettere. Grazie per aver visto questo video. Al prossimo tra Italia e Mogherini Rorsaga.